Allora, permetto che ho diverse lampade da cantiere, come le chiamo io, di questo tipo, solo che sono tutte a batteria e alla fine quando servono, giustamente le batterie sono scariche. Per cui ho trovato questa in offerta e ho deciso di non farmelo scappare. Cos'è sostanzialmente? È una lampada LED, di quelle classiche che chiamo da cantiere, non so onestamente se si chiamano in altri modi, però andiamo a vedere cosa c'è. Di dimensione decisamente grande. Questa è una lampada composta da due pannelli che appoggiamo qua un attimo, con tanto di istruzioni, strappa di supporto che adesso non andrò a montare, ma vi faccio vedere comunque qual è la sua, come funzionano e come sono fatti. Ci sono due pannelli. Ecco, a differenza di quelle a batteria, queste richiedono una alimentazione. In questo caso un asciugo, sono entrambe collegate e abbiamo la possibilità di attivarle, vedete, singolarmente. Allora andiamo comunque a collegarle così vediamo come. Mamma mia! Ok. Allora, la potenza totale dovrebbe essere di 200 watt, una cosa di questo tipo, per cui ogni pannello è da 100 watt e se diamo un'occhiata fanno una luce che effettivamente è enorme. Idem per il secondo pannello, scusate, maschera un po' perché altrimenti qua non si riesce a vedere. Diciamo, sicuramente fatte molto bene, hanno una protezione in vetro sopra e il retro è un dissipatore unico, penso sia in alluminio vederlo così. Ecco, io adesso non le monto perché non ho spazio in questo momento per poterla montare, nel senso che non saprei dove metterla poi, devo ancora fare ordine. Però vedete, la guida è molto semplice, nel senso che viene fornito l'intero kit, non servono attrezzi perché vengono comunque già forniti e il montaggio poi alla fine è che si risolve in una cosa così, per cui si monta la base, si montano i due pannelli e poi si monta la maniglia. I due pannelli si montano utilizzando queste, scusatemi, staffe. Cioè in pratica in questo modo io riesco a montare i due pannelli e i pannelli vengono montati uno in questo senso e l'altro in quest'altro senso. E diciamo un'operazione che secondo me in meno di 5 minuti, se avete un po' di manualità, si fa. Una volta montato sicuramente è molto più comodo da maneggiare rispetto ai due pezzi singoli, però direi che è sicuramente un bel prodotto. Richiede la corrente rispetto a quella batteria, però comunque ecco, va considerata anche la potenza, se quelle a batteria normalmente non superano mai i 20-30 watt, a meno che non siano molto grossi, e con durate comunque ridotte. Se avete bisogno di illuminare un'area di lavoro, questo sicuramente potrebbe essere una buona soluzione, decisamente interessante. Va bene, vi lascio comunque il link in descrizione. Come al solito vi chiedo di lasciare un like al video se vi è piaciuto o vi è stato utile. E se vi piacciono contenuti di questo tipo o comunque vi piace restare aggiornati sulle novità di mercato, iscrivetevi al canale, è totalmente gratuito. Fate un favore a noi perché comunque ci permette di, diciamo, essere più visibili rispetto ai produttori che ogni tanto magari ci possono anche mandare dei prodotti gratuitamente o scontati e verrete comunque avvisati ogni volta che esce un nuovo video che pubblichiamo ormai con frequenza quotidiana. Grazie e alla prossima!